Ok, perfetto. Stavo dicendo che anche questa mattina noi abbiamo fatto un webinar con altre stanze in altre lingue, precisamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lingue. Chi ha partecipato sabato scorso al webinar riassuntivo, avevo iniziato raccontando le mie esperienze nell'ambito imprenditoriale sull'apertura del fast food e delle mie difficoltà che ho avuto. Oggi voglio iniziare innanzitutto presentandomi per le persone che non mi conoscono, per le nuove persone. Il mio nome è Drago Stanciu, sono rappresentante del Consiglio Presidenziale, presidente nell'ambito del programma di affiliazione NEM, responsabile del progetto UGAIN, coach certificato Master Profi e conduttore del Genio della Finanza, leader dell'azienda in Italia, relatore e imprenditore. Ecco, come vi dicevo, sabato scorso, per chi ha partecipato al nostro webinar riassuntivo, avevo iniziato presentando il progetto UGAIN parlando proprio della mia esperienza personale nell'ambito imprenditoriale. E ho raccontato come ho trovato queste difficoltà, ma perché ho analizzato bene nel percorso che ho fatto che non avevo praticamente investito in quelli che erano gli strumenti che mi avrebbero permesso di evitare quegli errori, quindi non avevo preso in considerazione i consigli che mi erano stati dati. I consigli che mi sono stati dati per evitare appunto questi dolori che poi li ho dovuti pagare in maniera ovviamente economica, ma anche di tempo. Bene, oggi nella prima parte io vi spiegherò a tutti voi, partner di questo progetto, di questa azienda fantastica che ha l'intenzione di creare una nuova economia mondiale, vi spiegherò i primi passi, le prime difficoltà che ho avuto nell'iniziare a lavorare nel network marketing, perché sono due situazioni molto importanti da prendere in considerazione. Sabato scorso, appunto, avevo raccontato che difficoltà avevo avuto nel fare impresa, nel costruire un'azienda. Questa mattina vi racconterò che difficoltà si possono avere nel mondo, nell'industria del multilevel marketing. Perché vi racconto questo? Semplicemente perché voglio farvi capire che questi settori hanno delle grandi difficoltà per raggiungere il successo, ma YouGain abbiamo trovato il modo di evitare di fare questi grossi ostacoli, questi grossi errori, sia nel mondo del multilevel marketing, quindi nel nostro mondo del multilevel ground investing, e sia nel mondo imprenditoriale. È tutto raccolto nella spiegazione che darà il mio collega, io lo chiamo Mr. Dan, che è un esperto veramente del mercato, perché vi spiegherà come risolvere tutti questi problemi, sia a livello imprenditoriale che a livello di approccio, di rete, di network marketing. In questo caso noi iniziamo con la prossima slide. Vedete, la maggior parte delle persone che ambisce a migliorare la propria vita, quando conosce il multilevel marketing, si lancia nella vendita pensando di riuscire a diventare milionario perché in effetti vede una grande opportunità meritocratica. Che significa un'opportunità meritocratica? Io valgo tanto, io mi impegno tanto
per raggiungere grossi risultati, posso guadagnare in base a quello che è il mio valore. Vedete questo omino qui? Fa vedere che ha dei grossi guadagni, che può guadagnare tanto, ma perché lui sa di valere tanto. Ecco, nel mondo del lavoro, spesso e volentieri, non lavoriamo in maniera meritocratica, ma ci dicono, ecco, tu fai l'operaio, il dipendente, tu vali 800, tu vali 300, tu vali 400 e via dicendo. Quindi alla fine non si ha mai delle grandi opportunità. Noi possiamo vedere in questa prima parte della presentazione di questo splendido progetto YouGain come ci sono delle grosse difficoltà, dei grossi ostacoli che si incontra anche nel mondo del multilevel marketing. Ok? E proseguiamo con la prossima slide. Perché quasi tutte le aziende che lavorano con una rete commerciale, quindi in multilevel marketing, partono da hanno i primi passi, sono fondamentali, e parliamo della lista nomi. Allora uno che magari mi ascolta, un veterano, una persona che ha già fatto e ha già tanta esperienza nel multilevel marketing e sta lavorando con noi in multilevel crowd investing da diversi mesi, se non anni, potrebbe pensare, ecco, siamo ancora alle solite, parliamo ancora di lista nomi. Io non vi voglio fare formazione sulla lista nomi, ma voglio farvi notare quali sono gli ostacoli anche in questo mondo meritocratico, e parlo con voi che mi ascoltate dall'altra parte della telecamera, perché voi fate parte di questo progetto, del progetto della nuova evoluzione economica mondiale, e siete dei collaboratori, siete dei partner che lavora in multilevel crowd investing, che è un'evoluzione del multilevel marketing, ma avete trovato anche voi questi ostacoli. La gente non è disposta a fare la lista nomi, perché è una cosa insolita. Se io ho fatto 12 anni di elettricista, mi sembra la mia prima volta che sono stato seduto in una sala d'hotel e mi hanno presentato un business e mi hanno detto che dovevo fare l'elenco delle persone che conoscevo e non capivo perché. E quindi poi dopo ho capito che questa lista era il mio tesoro, no? In effetti, ricordatevi questa parola, i possibili clienti. Clienti è una parola che ritroverete durante queste 2 ore di presentazione che faremo, la ritroverete molto spesso. Quindi un piccolo ostacolo è la lista nomi, ma è fondamentale, perché se si vuole fare business si ha bisogno della linfa principale, che sono i nostri possibili clienti. Andiamo avanti con la slide. I partner non sono disposti a fare le chiamate. Ecco, nella vita normale noi facciamo decine di chiamate al giorno, chiamiamo le persone con cui lavoriamo, chiamiamo o mandiamo un messaggio alle persone che amiamo, insomma, oppure sentiamo amici o parenti o vicini, o comunque facciamo un sacco di telefonate, le facciamo in maniera semplice e disinvolta, esprimendo a volte dei concetti e trasmettendo dell'energia. Per esempio, se io vi faccio un esempio, se sono stato a mangiare in un ristorante una buona pizza, una pizza particolare, speciale, e io chiamo il mio migliore amico e gli posso dire, guarda, vai da Mondo Pizza perché fanno la pizza più buona del mondo. E non è che attraverso il telefono io gli faccio assaggiare la pizza e gli faccio capire quanto è buona, ma gli trasmetto la mia energia, le mie sensazioni che ho provato. E allora io sono in grado di
con un semplice messaggio di fargli capire alla persona a cui io voglio bene, gli dico vai a mangiare in quel ristorante perché ho mangiato una pizza straordinaria e ho fatto una chiamata. Che cosa ho fatto in realtà? Ho fatto network marketing. E nel mondo imprenditoriale si consiglia spesso e volentieri il passaparola di andare a spendere i propri soldi in alcune attività dove io mi sono trovato bene. E noi, il nostro grande progetto di YouGain, semplifica questa azione sia per gli imprenditori che hanno le attività, ma anche per le persone che presto diventeranno clienti del nostro ecosistema, perché non dovranno fare una telefonata robotica oppure sembra quasi registrata come spesso e volentieri fanno quando devono proporre un business che dall'altra parte trasmettono solamente insicurezza o paura perché sanno che devono vendere qualche cosa. No, trasmettono semplicemente un'esperienza, un'emozione. Quindi risolveremo questo problema, toglieremo questa paura. Passando alla slide successiva, vediamo che ecco gli appuntamenti. I partner non sono disposti a fare appuntamenti. Invece, quante volte magari in maniera naturale in un'attività commerciale oppure anche in un centro commerciale noi ci diamo appuntamento? E spesso e volentieri ci viene normale anche spendere i soldi, perché magari nel passare davanti a una vetrina di abbigliamento abbiamo visto una cravatta che ci piace, una cravatta di Hugo Boss, oppure un abito, o magari andare a mangiare in qualche fast food. Ebbene, a volte gli appuntamenti vengono talmente tanto in maniera naturale che spesso e volentieri diventano, diciamo, il punto di incontro delle persone. Si ritrovano le persone in questi appuntamenti, ed è molto importante capire che con YouGain avremo veramente un collegamento tra imprenditore e cliente, e l'imprenditore potrà fare delle pubblicità proprio per attirare nel proprio punto vendita delle persone. E io che sono un networker, non ho un'attività commerciale, ma posso benissimo collaborare con il progetto YouGain. Questa opportunità posso offrirla ad un imprenditore e creare così, innescare così un grosso potenziale di flusso di clienti, di nuovi clienti nella sua attività, punti di incontro anche. Passiamo alla prossima slide. In realtà tutti i partner che fanno multilevel marketing hanno un grosso problema, e i partner devono sempre costantemente vendere. Ecco, questo è un altro discorso che molte aziende e bellissimi progetti che sono nel mondo del commercio, della vendita di prodotti, perché ci sono aziende che utilizzano il multilevel marketing per vendere un prodotto di wellness oppure magari di cosmetica nel settore del dimagrimento, piuttosto che servizi o qualsiasi altro tipo di
prodotto. Noi, per esempio, il nostro core business, il nostro prodotto principale è la formazione, e lo vedremo anche più avanti quanto è importante vendere. Ma il dover sempre vendere è perché il metà del mondo vende il prodotto e metà del mondo, il 50%, compra il prodotto. In realtà tutti i partner che hanno, diciamo, il problema della vendita, gli si pone anche quando sponsorizzano un altro partner. Cioè, che cosa significa? Io, per guadagnare in maniera indiretta e aumentare il livello dei miei guadagni, devo oltretutto che passare tutti questi problemi che io ho visto, insegnare ad un'altra persona come sorpassare questi problemi, perché anche questa persona deve vendere un prodotto, perché se non c'è fatturato non ci possono essere le provvigioni. Beh, pensate che la vendita nel nostro sistema Ugain avviene in maniera automatica, perché noi rendiamo i clienti fedeli al sistema che viene collegato al mondo imprenditoriale. Quindi non ci dovremmo più preoccupare di questo problema, ma bensì possiamo concentrarci su come aumentare le nostre reti e come sponsorizzare altre attività. E nel finale vi racconterò una cosa che probabilmente è una cosa che non vi farà dormire, perché vi innescherò un meccanismo nella testa che vi farà ragionare e voi incomincerete a far ragionare il vostro cervello e far lavorare il vostro pensiero. Però ve lo dirò solamente alla fine. Andiamo avanti con la prossima slide. In alcune aziende multilevel marketing sei costretto ad effettuare un costante consumo del prodotto per ricevere provvigioni. Beh, noi tutti, qui c'è un pizzico di verità in quello che io ho letto, noi dobbiamo essere i primi consumatori del nostro prodotto. Ovviamente, se io vado a proporre un prodotto, più che altro magari anche un servizio, come faccio io a proporre al mio migliore amico un prodotto, per esempio, per dimagrire? E questo prodotto io non l'ho mai usato e non ho mai avuto veramente il test su di me stesso per vedere se funziona o non funziona. Non posso essere credibile. Ma anche nel nostro multilevel crowd investing, come posso io fare formazione se non ho acquistato e non ho frequentato la formazione della nostra azienda? Quindi io primis devo sapere quello che la nostra azienda insegna, prima devo imparare e poi posso trasmettere e insegnare. E poi vi dico la verità, io qualsiasi prodotto che esce nella mia azienda, che la nostra azienda, il nostro progetto, sono il primo ad acquistarlo perché voglio aumentare il mio livello di sapienza. Voglio essere preparato alle domande che mi arrivano dai miei partner. Mi dà fastidio non saper dare una risposta.
Ma per fortuna nel nostro progetto You Gain, per ricevere le provvigioni non devo consumare costantemente il mio prodotto. Ma vedrete quanto è bello poter parlare con le persone e suggerirgli dove posso andare a mangiare piuttosto che andare a vestirmi, ricevere magari uno sconto e, perché no, guadagnare. Perché questa è la grande idea. Passiamo alla prossima slide. La slide che voi avete davanti, dal mio punto di vista, è una delle slide più importanti della presentazione di questa sera. Per quale motivo? Perché noi abbiamo voluto mostrarvi quelle che possono essere le difficoltà di un imprenditore, quello che vi ho detto sabato, quelle che possono essere le difficoltà di un nostro partner che lavora nel multilevel crowd investing. E scusate, ma a me non mi viene da dire multilevel marketing, ma mi viene proprio da dire multilevel crowd investing, proprio perché multilevel marketing è qui e multilevel crowd investing è qua. E mi viene naturale. La formazione è veramente l'elemento più importante nel progetto You Gain. E adesso vi spiego anche il motivo. Al di là comunque che è importante in modo globale, generale, la nostra azienda è fatta dall'Accademia dell'Investitore Privato, quindi ovviamente parliamo sempre di formazione, ma in questo caso, nello specifico, quello che noi abbiamo imparato nella nostra azienda e quello che magari ci è stato insegnato in altre aziende, in altri business, in altre realtà, spesso e volentieri combacia, siamo partiti anche con la maratona per chi ha partecipato al nostro corso di formazione più importante che abbiamo mai realizzato nella nostra azienda, sempre dai primi passi, no? Sempre dalla lista nomi, sempre da quei concetti che vengono ripetuti tutte le volte. Nel parlare con un imprenditore è comunque un'azione diversa rispetto al contattare nella mia lista nomi il mio amico, la mia cugina, mia zia, mia sorella, parlare con la nonna piuttosto che con il vicino, il mio amico idraulico, eccetera, eccetera, il mio collega di lavoro, elettricista, eccetera, eccetera. Parlare con un imprenditore, bisogna avere la formazione adeguata. Viviamo nel 2020 e se non abbiamo la formazione adeguata per imparare a parlare con un imprenditore, e andiamo dagli imprenditori e facciamo brutte figure, la comunicazione, il feedback nei confronti di You Gain, un progetto che è all'inizio, è sulla rampa di partenza, di lancio, potrebbe essere dannoso. Ecco perché noi abbiamo pensato di fare questo percorso di formazione inizialmente per 1000 persone, per 1000 partner, 1000 partner che ovviamente vogliono e desiderano entrare nelle attività con gli strumenti giusti e con la formazione giusta. Perché credetemi che parlare con un imprenditore è diverso
che parlare con qualsiasi persona della lista nomi tradizionale. L'imprenditore non ha tempo, l'imprenditore è stressato, l'imprenditore e ogni giorno gli propongono servizi e qualsiasi altra cosa e quindi spesso e volentieri si chiude. L'imprenditore spesso e volentieri è malfidente, si fida poco e spesso e volentieri ti dice prima devo sentire il mio commercialista oppure io non me ne intendo, devo parlare con il commercialista. Allora, per non trovarsi spiazzati, per non trovarsi in difficoltà, per non ricevere feedback negativi, noi daremo a queste 1000 persone l'opportunità di partecipare alla nostra formazione e 1000 persone a livello globale, credetemi, non sono tante. Stamattina abbiamo già fatto un webinar e ci sono stati già molti feedback di persone interessate a lavorare con le aziende perché hanno capito che riceveranno anche dei vantaggi. Queste 1000 persone riceveranno anche 1000 token Ugain. E questi token si useranno solamente nel nostro circuito Ugain. Saranno collegati a UNTB, ma essendo che sono limitati, avranno un grande valore. Perché noi abbiamo dei grandi obiettivi. Degli obiettivi veramente importanti da raggiungere. E pensate che se noi facciamo un ragionamento a livello di numeri e pensiamo che queste 1000 persone dopo circa un mese abbiano coinvolto innanzitutto queste 1000 persone devono avere due caratteristiche. Devono avere almeno un minimo di grado dal consulente in su e devono appartenere già al VIP Club. Se noi abbiamo come obiettivo entro il lancio di Ugain di registrare 100.000 aziende in Ugain, pensate che queste aziende affiglieranno i loro clienti e sono loro che ci permetteranno di arrivare a 10 milioni di utenti. E se facciamo un'ipotesi del 20% delle persone che una volta che hanno registrato i loro utenti vogliono mantenere il contatto del loro database, vogliono mantenere il contatto della loro pubblicità, questo servizio lo pagheranno dopo 2-3 mesi di prova gratuita, meno di un caffè al giorno. E se ipotizziamo che questo servizio lo pagassero $150 in un anno? Quindi, se noi facciamo di 10 milioni il 20%, sono 2 milioni. Per $150 sono 300 milioni di fatturato. Questo fatturato pagheremo le provvigioni ai nostri partner e agli imprenditori, agli utenti, ai clienti, pagheremo il cashback.
In più, parte sarà dedicato al bonus profit, in quanto Ugain fa parte del nostro portafoglio globale. Noi stiamo per creare un nuovo ecosistema. Un ecosistema dove vi ho detto che utilizzeremo la nostra valuta accreditata nella nostra blockchain. E ci aiuterà a far salire di valore il nostro utility token. Ecco perché queste 1000 persone che parteciperanno alla costruzione della rete imprenditoriale di attività è un numero veramente basso. Affrettatevi alla partecipazione a questo progetto. E per fare questo sarà pubblicato, insieme alla registrazione di questi webinar che abbiamo fatto questa giornata, anche un test. Chi passerà questo test, perché è stato attento alle caratteristiche di Ugain, verrà ammesso tra queste 1000 persone e avrà questa opportunità, che è un'opportunità iniziale in questa fase di prelancio di Ugain, perché noi dobbiamo raggiungere questi obiettivi, ma con dei leader che hanno la giusta formazione per andare a parlare con le aziende. Formazione che verrà pubblicata nei vari gruppi formazione su quello che sarà il piano marketing di Ugain, formazione di come si parlerà con gli imprenditori, formazione di come andremo a lavorare con i clienti e la formazione di come noi andremo a lavorare con le grandi realtà imprenditoriali come centri commerciali e come anche franchising. Ecco perché io vi dico che in questa prima parte tutte queste difficoltà che normalmente un networker incontra, Ugain ha la soluzione per voi. Passiamo alla prossima slide. Sei monomandatario, che cosa significa? Beh, in realtà alcuni partner che lavorano con business nel mondo spesso volentieri si ritrovano a vendere un certo tipo di prodotto e l'azienda li obbliga semplicemente a rimanere in quel ramo, perché non possono vendere il prodotto similare a loro di un'altra azienda, ovviamente a livello concorrenziale. In Ugain pensate che i nostri concorrenti diventano nostri alleati. Le nostre attività concorrenti diventeranno flussi di denaro. Questa mattina io dicevo acquedotti, perché un acquedotto ti porta un flusso di acqua, invece noi porteremo un flusso di denaro. Volete scoprire in che maniera? Bene, c'è solo un modo. Venite alla nostra formazione e scoprirete
i segreti di Eugene, io non voglio dirvi tutto oggi, ma scoprirete come andare a lavorare con gli imprenditori. Andiamo alla prossima slide. Per arrivare a una rendita vitalizia, devi essere del board aziendale. Ovviamente, io parlo in maniera generale, spesso e volentieri in altre aziende, è l'unica maniera per raggiungere la rendita vitalizia, ma quei posti sono sempre ben limitati. Dipende dalle aziende. Chi 2 o 3 posti, chi 5, chi massimo 10 posti a livello di board aziendale. Per avere una rendita vitalizia basta entrare nel concetto di flusso di denaro, che può arrivare in maniera costante perché tutti noi siamo clienti. Anche io guadagno dei soldi dalle mie attività e poi li vado a spendere. Pensate se avessi un'applicazione nel mio telefono dove posso geolocalizzare l'attività dove mi è più conveniente spendere i miei soldi, perché magari ricevo uno sconto, ricevo la pubblicità di uno sconto, di un bel vestito, di un bel abito, o magari la sera di un bel ristorante con un bel menù. Pensate se tutte le persone hanno l'opportunità di scaricare la nostra applicazione, lo vedrete, ve ne parlerà Mr. Dan, e hanno l'opportunità di scegliere dove poter spendere il proprio denaro. Pensate le attività che hanno sponsorizzato decine di persone, che dico centinaia, ma che dico migliaia di persone, e ricevere un cashback. Io sono in rendita vitalizia. Questo si chiama Eugene. Passiamo alla prossima slide. Molti partner però non hanno la visione. Beh, certo che chi ci conosce veramente da poco tempo magari deve cominciare a capire che cosa significa innanzitutto NEV, Nuova Evoluzione Economica Mondiale. Noi facciamo parte di questa nuova evoluzione economica mondiale. E quando parliamo di numeri, ogni volta che sento parlare Andrei, mi viene la pelle d'oca, perché ha veramente una visione immensa, ha dei grandi obiettivi. E io mi riferisco al miliardo di persone che vuole appartenere a questo progetto. E io mi riferisco al milione di aziende che vuole far parte di questo progetto. Io mi riferisco alle 10 milioni di aziende che possiamo fare con questo progetto. E Eugene è entrata in questa visione. Noi vogliamo entrare a realizzare questi grandi numeri, abbiamo questa grande visione, e immaginatevi la grande opportunità di spendere il nostro denaro, il nostro
token you gain all'interno delle nostre attività commerciali che fanno parte di questo fantastico ecosistema. Ecco qual è la visione. Sarà grande? Sarà immensa? Bene, noi oggi viviamo e godiamo del beneficio delle tecnologie delle grandi persone che hanno avuto grandi visioni. E utilizziamo strumenti come computer, luce o qualsiasi altra tecnologia perché delle persone hanno creduto in grandi progetti. Anche noi crediamo di realizzare questi grandi numeri. YouGain fa parte di questo grande progetto, di una grande visione. Passiamo alla prossima slide. La maggior parte dei partner fa un lavoro tradizionale e non è abituata a ricevere i no. Quindi perde di motivazione. Beh, questa è una caratteristica del multilevel marketing. Questo è un grosso muro. E questa è la difficoltà maggiore che riceve ognuno di noi, che spesso e volentieri ci mette in condizioni di abbandonare un progetto perché abbiamo perso la motivazione. Beh, risolvere questo problema nel nostro progetto YouGain sarà molto facile, perché noi saremo in grado di trasformare il no in un sì. Volete scoprire come? Perché nel mondo imprenditoriale, come vi ho detto prima, il 50% del mondo vende un prodotto, un servizio, e il 50% del mondo acquista. Beh, ecco, noi abbiamo creato le soluzioni per le esigenze degli imprenditori. Quindi sarà facile, ma dico facile, trasformare un no in un sì. Passiamo alla prossima slide. La sponsorizzazione continua delle persone è la chiave del successo del multilevel marketing. Beh, questa è la pura verità. È una grande verità. Perché abbiamo sempre un costante bisogno di un flusso di vendite, e le vendite derivano dalle nuove sponsorizzazioni. Però non tutti hanno bisogno dello stesso prodotto tutti i giorni, perché alcuni prodotti sono di necessità giornaliera e costante, e alcuni prodotti, una volta che li hai comprati, addirittura non ne compri più, lo compri magari solo una volta. Quindi il mondo del multilevel marketing ha i suoi pro e i suoi contro. La soluzione ideale
e avere una diversificazione di attività commerciali che possono vendere diversi prodotti e ricevere un piccolo guadagno dall'utilizzo di questo sistema innovativo che è YouGain, da tutte le persone che vanno a spendere i loro soldi nelle varie attività. E come vi avevo promesso, vi racconto questo e poi passo la parola veramente a Mr. Dan. La grande opportunità per i nostri partner della nostra azienda, che sono persone di business che hanno lavorato nel multi-level crowd investing, che sono dei networker, che magari però non hanno un'attività, che magari però non sanno come lavorare con le attività. Pensate quanto noi potremmo aumentare la vostra crescita con la nostra formazione alle 1000 persone che ci daranno una mano in questa fase di startup. E immaginatevi che voi sarete, voi, tu che sei seduto su quella sedia che mi stai ascoltando, sarai uno di quelle persone scelte perché avrai risposto in maniera ottimale al nostro, il nostro questionario, perché avrai capito il potenziale di YouGain e sarai uno di quelli fortunati che potrà cominciare a lavorare con le aziende. Ascoltami bene, che quello che ti sto per dire non ti farà dormire tutta la notte, ma comincerai a ragionare, a fare dei calcoli matematici. Adesso ti parlo da imprenditore e ti dico: io ho un fast food. Ovviamente io accetterò di entrare in un ecosistema del genere perché la mia attività di fast food vive con i clienti, e qualsiasi sistema che mi può portare un flusso di clienti maggiore, io sono disposto a valutarlo. Nel mio fast food, mensilmente, ho un passaggio di persone che consumano il mio prodotto che varia dalle 3.000 alle 4.000 persone. Pensa che io offrirò a tutti i miei clienti di scaricare l'applicazione. E vi ricordate, vi ho detto che nei primi 3 mesi io questo servizio ce l'ho gratis. E io in 3 mesi ipotizziamo che sponsorizzo 10.000 persone. La nostra azienda sta lavorando per mettere in collegamento la nostra applicazione con il nostro back office, con il database del nostro back office. Quindi le mie 10.000 persone apparterranno alla mia rete. E pensate cosa potrebbe succedere se invece di una attività ne iscrivete 10, 10 a testa. E tutte queste iscrivono i loro clienti e voi ricevete un piccolo cashback. Pensate che grande opportunità di sviluppo avremo.
E pensate che con i numeri che vi ho detto prima, noi raggiungeremo i 10 milioni di iscritti. Noi raggiungeremo il milione di aziende. Ma non voglio più togliere tempo a Mr. Dan. Voglio passargli la parola perché lui è un grande professionista e vi parlerà proprio nel dettaglio di tutte le particolarità di YouGain. La parola a Mr. Dan. Grazie mille, Dragos. Grazie mille per questa presentazione, anche per il lavoro che tu hai già fatto, forse hai già raccontato tutti i segreti. Io adesso mi dovrò presentare, qua possiamo finire forse. Guardate, colleghi, io cercherò di essere veloce, quindi in poche parole vi racconto di me stesso. Io ormai ho 30 anni di esperienza nel campo IT, nel campo di tecnologie digitali, programmazione e tecnologie innovative, e vi potrei dire che sono veramente una persona felice perché io ancora a scuola ho cominciato ad interessarmi di programmazione, era il mio hobby che poi dopo è diventata la mia attività professionale e questo mi dà la possibilità di guadagnare. Quindi il mio hobby mi dà il reddito piuttosto anche alto, quindi mi posso considerare una persona veramente felice. Quando ho iniziato di fare l'università, forse non è molto modesto dirlo, ma già all'epoca conoscevo tutto quello che avrei dovuto imparare in quelli prossimi 5 anni. Quindi anche gli insegnanti a volte mi chiedevano dei consigli. Ho avuto tanti progetti realizzati. Uno dei progetti più importanti è il software complesso per l'automatizzazione di hotel, ristoranti caffetterie Hot Sauce. Era inizio degli anni 2000. E la prima volta è stata applicata la tecnologia iCloud e Microsoft ci ha consegnato il premio per la migliore soluzione in base di tecnologia cloud. Quindi noi abbiamo collegato oltre 6.000 hotel in tutto il mondo e utilizzano questa tecnologia. Voi forse tutti avete visto il film 11 amici di e uno dei tre hotel che è presentato in quel film è l'albergo MGM Grand Las Vegas, dove sono migliaia di stanze e anche loro utilizzano il nostro software Hot Sauce. Ho avuto appunto il premio per il miglior software da Microsoft e noi abbiamo avuto anche progetto di divulgazione delle tecnologie di virtualizzazione del server per Microsoft Russia, per Microsoft Russia. Noi abbiamo creato anche i sistemi di gestione della fedeltà loyal. Là c'erano già tantissima clientela, ma doveva essere segmentata, divisa per settori, e anche per questo progetto noi abbiamo avuto il premio del vincitore della nomination decisione dell'anno secondo Loyalty Awards Russia. Guardate, questi sono più o meno i miei titoli, ma vi vorrei raccontare una storia reale. Io all'epoca ho trovato un mio insegnante di business, il mio mentore, potrei dire, una persona veramente saggia. E una volta parlando, io ho detto,
che noi abbiamo il proverbio meglio stare là dove non ci siamo, perché ci sembra sempre che dalle altre parti la gente stia meglio che ci siamo noi. E lui mi ha detto no, è il miglior posto per noi è quello dove ci troviamo. E qua per me è stato un momento in cui ho cambiato la visione di tante cose. E vi potrei dire, carissime colleghe, adesso il miglior luogo, il miglior posto per noi è quello dove ci troviamo adesso. Noi stiamo facendo le cose uniche. E noi qua stiamo applicando delle tecnologie innovative, delle tecnologie uniche che non hanno i nostri concorrenti. Quindi per noi è una grande possibilità. Mi sentite per favore, mettetemi più nel chat, ho scordato di chiedervelo prima. Allora, sicuramente avrete delle domande, scrivete queste domande. E noi quando arriviamo a questo punto, sicuramente vi rispondo, quindi per favore, forse avrete anche il link della tabella dove potete pubblicare le vostre domande. Allora, praticamente il tema della nostra conferenza oggi è dalla soluzione IT al cliente soddisfatto. Allora, per capire cosa succede nel nostro business, noi dobbiamo capire cosa sia il business in generale. Allora, carissimi colleghi, sono convinto che noi tutti stiamo facendo le vendite anche se non ce ne accorgiamo. Noi vendiamo noi stessi come professionisti ai nostri datori di lavoro, ad esempio. Noi vendiamo la nostra attenzione oppure noi stessi ai nostri cari. Noi ci vendiamo ai nostri amici. E le altre persone ci acquistano, ma questo è comunque in realtà una vendita. E la vendita è il fattore chiave e il processo motore di ogni attività. È il processo che porta i soldi in ogni business. E l'unica cosa che porta i soldi nell'azienda è proprio il settore di vendite. Allora, che cos'è il business? Il business è la soddisfazione della clientela a beneficio dell'azienda. Guardate, se non c'è il profitto per l'imprenditore, allora forse è un'associazione di beneficenza. Ma ogni business comunque deve portare i profitti all'azienda, ma soddisfare nello stesso tempo la propria clientela. E quando noi parliamo con gli imprenditori, questo ve lo dico dall'esperienza, spesso gli imprenditori non capiscono che la cosa più importante di ogni azienda è la clientela. Potreste guardare la statistica e quindi se noi chiediamo quali associazioni voi avete, quali pensieri vi vengono in mente? Qual è il primo pensiero che ti viene in mente quando senti la parola business? E l'imprenditore, sia piccolo sia grande, normalmente comincia a rispondere. Qualcuno dice soldi, qualcuno dice ufficio, affitto e altre cose. E i clienti escono dal decimo al cinquantesimo posto, quindi non fanno parte nemmeno della top 10
per gli imprenditori non si rendono conto che la clientela è la cosa più preziosa del tuo business. Ci sono i clienti, esiste il tuo business, non ci sono i clienti, puoi chiudere il tuo business e occupartene d'altro, perché tutti i risultati sono prodotti dai clienti e pagati dai clienti. La prosperità e il benessere dell'azienda dipende da una base di clienti in costante crescita e sviluppo. Il profitto guardate, c'è questa teoria che l'80% del profitto viene fatto dal 20% dei clienti leali. E i clienti leali sono i clienti che tornano più volte, che danno il feedback positivo, che aiutano a migliorare il business e portano i clienti nuovi. Adesso esistono molti strumenti. Ma spesso sono veramente costosi, difficili da utilizzare. E ci sono pochi strumenti che veramente vi danno la possibilità dell'uso efficace senza i grandi sforzi e senza la vostra costante attenzione. Allora, guardate, io guardate, stimo molto. C'è anche la statistica che fino al secondo anno arrivano soltanto il 10% di business aperti, perché ovviamente tutti i businessmen sono coraggiosi, aprono una propria attività e questa slide parla adesso del business ideale, perché ovviamente loro pensano di avere il reddito stabile, il database di clienti stabile in costante crescita, che vanno risolte tutte le problematiche che loro hanno grazie al business. E guardate, se noi le 24 ore del giorno li dividiamo in tre, quindi 8 ore per il sonno, quindi per la salute, 8 ore per il business, quindi il cervello, e le altre 8 ore l'occupazione di te stesso, cioè dei tuoi hobby, della famiglia, della vita, quindi è il tuo animo. E gli imprenditori spesso e volentieri iniziano a togliere il tempo o dal sonno o dalla loro vita privata, e quindi questa immagine ideale che il business vi darà la possibilità di avere più tempo libero, ovviamente non corrisponde alla realtà. Poi ciascuno dei businessmen avrebbe voluto di avere i clienti fedeli. Clienti, tra virgolette, esperti di marketing che forniscono feedback, danno dei suggerimenti unici per migliorare il business. Io ho avuto l'azienda che aiutava a migliorare i processi di business e si è rivolto un titolare di un bar. Lui è una persona molto attiva, ma cercava in continuazione di migliorare il proprio business. Lui ha un flusso di clientela piuttosto sicuro, ma ci ha chiesto come migliorare l'andamento, diciamo, dei processi operativi. E quindi noi gli abbiamo proposto di fare l'inchiesta dai suoi clienti di come poter migliorare il business. E quando abbiamo finito questa inchiesta, guardate, era una cosa talmente semplice: i clienti hanno dato le raccomandazioni di aprire non alle 10 ma alle 8, perché avevano delle colazioni ottime che però facevano troppo tardi, e le persone che iniziavano l'ufficio alle 9 non facevano in tempo di venire per colazione perché apriva alle 10. Guardate, non mi crederete, ma le vendite
fossero cresciuti del 30%. Quindi i marketologi, grazie al feedback dei clienti, hanno dato la possibilità di migliorare del 30% il livello di vendite. Quindi no, il business ideale ha anche il controllo, trasparenza e prevedibilità, anche attrattività per il mercato di lavoro, quando tu non devi cercare i dipendenti, ma al contrario c'è la fila della gente che è pronta di lavorare con te, quando tu hai la fila anche di investitori che vorrebbero investire nel tuo business e migliorare grazie alla franchising, ad esempio la tua attività, oppure dei partner fedeli, dei partner sicuri. Cambiamo la slide per favore. Ma guardate, in realtà spesso e volentieri funziona diversamente. Поменяем слайд, пожалуйста, в итальянской комнате. Grazie. Allora, come funziona in realtà? Molto spesso che tanti business non arrivano ad arrivare nemmeno al secondo anno. I flussi della clientela scendono. E adesso voi vedete la situazione e tutto quello che succede nel mondo. Le persone diminuiscono il proprio potere d'acquisto. Non ci sono gli strumenti necessari che vi potrebbero dare l'informazione attuale su quando e per quale motivo tu stai perdendo i clienti. Il business spesso e volentieri non è controllato. I dipendenti fanno ciò che sono in grado di fare e non ciò di cui l'azienda ha bisogno. E spesso i dipendenti non fanno quello che è necessario per il business, non fanno quello che gli richiede il titolare o il proprietario del business. E quindi o hai bisogno del recruiting di livello altissimo che costa, oppure devi fare continui corsi di formazione. Spesso la valutazione del servizio ai clienti arriva solo dalle parole dei dipendenti. E se il titolare, il proprietario del business non si trova H24 sul luogo del proprio business, non ha la possibilità di capire come lavorano i dipendenti. E spesso si utilizza questo concetto di occhiali del titolare, occhiali come ce l'ho io, perché questi sono normalmente gli occhiali rosa e questi sono gli occhiali del titolare, perché nessun amministratore del business, nessun amministratore delegato spiega il quadro reale al proprietario del business, perché ovviamente nessun amministratore è interessato a spiegare i propri errori al proprietario del business, al possessore del business, e normalmente cominciano a disegnare la realtà un po' diversa, un po' migliore. E non ci sono gli strumenti per avere il feedback reale dalla clientela. Un altro dolore costante dell'imprenditore sono stipendi, tasse e affitti, perché normalmente per lo sviluppo del business gli imprenditori prendono anche i prestiti, ma sono sempre costretti, anche magari non avendo le vendite a livello necessario, sono sempre costretti di pagare stipendi, tasse e affitto. E spesso e volentieri strumenti online efficaci non sono abbordabili per le persone e gli imprenditori che lavorano da soli. I businessmen non vogliono investire in questi strumenti perché gli sembrano veramente costosissimi, ma anche non efficaci in quanto difficile da gestire. È importante trovare le risposte alle domande. Normalmente le domande più o meno sono le stesse dappertutto nel mondo: come mantenere e far tornare i clienti esistenti, come attirare nuovi clienti, come ridurre i costi pubblicitari, come rafforzare i consigli dei clienti, come aumentare il controllo
e le entrate aziendali medie, come sopravvivere in un ambiente competitivo, come automatizzare i processi per la gestione della tua attività in remoto quando tu parti per una vacanza e nella stessa maniera riesci a controllare la tua attività, come raccogliere feedback oggettivo nel tempo reale, come monitorare la qualità del lavoro dei tuoi dipendenti, soprattutto se siete aperti poco fa e non avete ancora la quantità della clientela necessaria. Allora, le domande del mondo degli affari rimangono le stesse, ma le risposte cambiano. Guardate, ci sono passi enormi con cui va avanti ogni business ed è molto importante corrispondere a questo trend. È molto importante utilizzare anche l'approccio innovativo. Cambiamo la slide. Nei prossimi, adesso vi dico le cifre, possono cambiare dalle varie parti del mondo, ma considerando le cifre globali, adesso diventa molto importante la generazione Y. Quindi sono le persone che sono nate dopo l'anno 2000 e il 60% della totale popolazione in grado di pagare, in grado di acquistare, sono proprio loro. Ecco, la teoria delle generazioni dal 1943 al 1963 sono le così chiamate baby boomer, poi arriva la generazione X dal 1964 al 1984 e le persone nate tra 1985 fino agli anni 2000 e la generazione successiva, chiamata spesso anche i millennial. Perché vi sto parlando di questo? Perché è molto importante capire quali consumatori arrivano ad essere la vostra clientela. Guardate, voi conoscete anche il gap delle generazioni, le problematiche tra i padri, i figli, i nonni e i genitori. E sono comunque i ragazzi ben diversi dalla generazione precedente. Per loro è importante la gamification, quindi l'applicazione delle meccaniche ludiche. Ad esempio, non solo vogliono acquistare, ma lo vogliono acquistare in una maniera divertente. Tu fai questo e ricevi quello. Loro valutano positivamente le offerte personalizzate. Quindi grazie ai dati statistici noi diamo un'offerta personalizzata ad una persona e per loro è molto importante. Questi ragazzi possiedono così chiamato evangelismo nel marketing e guardate, sono del tutto insensibili al marketing vecchio. Non funziona il marketing vecchio adesso. Pensate voi che abitate nelle grandi città, adesso voi passando per autostrada e vedendo i cartelli pubblicitari, quando era l'ultima volta che avete fatto caso ai banner pubblicitari? Adesso c'è troppa pubblicità e quindi tutta questa pubblicità va tolta dalla nostra immagine del mondo in una maniera ormai automatica e quindi loro sono insensibili alla pubblicità tradizionale ma si fidano dei millennial simili a loro. Quindi che cosa lavora meglio nei tempi di adesso? È il storytelling, quindi raccontare della storia e questo ad esempio quando brand costruisce il contenuto racconta una storia grazie alle pubblicità continue e qua lavora bene anche in Instagram e anche le raccomandazioni da una persona all'altra, da un cliente all'altro.
Quindi, se voi vedete anche la reazione dei millennial nei confronti di star oppure di celebrity che prima erano veramente funzionalissimi, adesso i millennial si fidano solo di loro stessi, delle persone simili a loro. C'è anche la statistica di Nielsen del 2017 che il 78% degli acquirenti reagiscono positivamente alle offerte personalizzate. Ricordatevi questa cifra e vediamo la slide successiva. Quindi, attualmente nel contesto dello sviluppo del mondo che si sta cambiando e anche delle necessità degli imprenditori, noi abbiamo preparato una soluzione unica che si chiama YouGain. A cosa sia YouGain? YouGain è una piattaforma digitale per medie e piccole imprese, è quello che non hanno i nostri concorrenti, non ha ancora nessuno, per i centri commerciali e di intrattenimento che unisce da una parte imprenditori, dall'altra parte consumatori, e la soluzione chiave in mano, tra virgolette, per automatizzare l'acquisizione e la fidelizzazione dei clienti. Da una parte, che cosa YouGain offre all'utente? È un'applicazione gratuita per qualsiasi utente, qualsiasi persona può scaricare questa app e utilizzarla in modo gratuito, avendo i risparmi, avendo gli interessi, avendo i bonus. Che cosa ti dà questa applicazione? Questa applicazione aiuta a risparmiare il tuo budget. Se negli anni scorsi poche persone ne pensavano, adesso ormai non è considerato figo di non risparmiare. Adesso invece sta diventando importante risparmiare e la situazione attuale è quella di saper risparmiare e saper gestire il proprio budget. Aiuta anche ad avere l'accesso ai privilegi e ai vantaggi nei migliori locali e imprese della città. E quindi le persone semplici, grazie alla nostra applicazione, possono permettersi un pochino di più. Allora, la slide successiva, qua c'è questo pensiero che la lealtà dei vostri clienti dipende principalmente dalla vostra lealtà ai clienti. E noi parliamo tanto della clientela oggi. Cambiamo la slide, per favore. Quindi, qual è il procedimento per utenti, per clienti di business? Questa applicazione esiste per il business da un lato e per gli utenti dall'altro lato. Quindi, quando un cliente arriva dall'imprenditore, il procedimento di download di scaricamento di YouGain è molto semplice. Allora, vi potrebbe raccomandare un amico di scaricare questa applicazione oppure l'imprenditore stesso dove voi normalmente andate. Quindi avete bisogno di un smartphone, sia Android sia iOS. Tra poco ci sarà, dopo l'avvio tecnico, ci sarà la possibilità di scaricarlo. È gratuito e al primo avvio dell'applicazione verrà visualizzata un'introduzione da diverse diapositive che illustrano i vantaggi e le funzionalità dell'applicazione. Là dopo puoi vedere anche un piccolo video che in una maniera molto semplice vi racconta come utilizzare questa applicazione e quali sono i vantaggi. Dopodiché dovresti registrarti per un numero di telefono. Perché per un numero di telefono? Perché in più paesi, quando tu acquisti una SIM, devi presentare un documento
d'identità, quindi per noi è un controllo in più per non moltiplicare i sosia e le creature digitali, tra virgolette, e per dare la possibilità di scaricare questa applicazione alle persone reali, ai clienti reali, per gli imprenditori. Dopodiché dovresti inserire le informazioni di contatto con nome, date di nascita e sesso e scegliere le tre categorie preferite. E là tu puoi scegliere, ad esempio, palestre, vestiti e le autoconcessionarie, ad esempio, oppure qualsiasi altra cosa. In questa maniera tu come utente in primis hai proprio queste offerte che ti interessano. Dopo la registrazione, allora, qua anche è l'unicità del nostro progetto. Se voi perdete il vostro cellulare, potreste scaricare nuovamente l'applicazione. Ma anche se non lo state adoperando, vi arrivano comunque dei vostri bonus, dei vostri punti dalla vostra struttura. Quindi, dopo la registrazione, voi vedete questa schermata principale e noi abbiamo come una specie di business Instagram, quindi questo storytelling di cui abbiamo parlato prima, e noi abbiamo Stories. Le storie dove il nostro sistema Yogain oppure i nostri partner oppure gli imprenditori stessi propongono delle cose interessanti. Dopo c'è l'elenco delle categorie e dopo, ovviamente, quando sarà pronta l'applicazione, quando sarà avviata l'applicazione, all'inizio di agosto, forse succederà, dopo lo vedrete dal vivo, come funziona Yogain. Allora, il cliente scarica l'applicazione e si registra. Dopo mostri il codice QR. Questo codice viene scansionato dall'applicazione del cansiere. Lui con un suo gadget dove è inserito l'applicazione Yogain Business. Vede il tuo QR code, il vostro QR codice, vede il vostro cashback, vede il vostro coefficiente dello sconto e il cassiere prende dal cliente un pagamento ridotto del numero di punti bonus disponibile, oppure con uno sconto, oppure con un cashback personalizzato. Poi dopo forse ve lo dirà anche Dragos. E quindi tu potresti diminuire il costo del vostro acquisto per il numero di punti bonus disponibili, oppure avere il cashback dopo il vostro pagamento. Allora, che cosa offre Yogain al business? Al business, Yogain dà la possibilità di aumentare la base dei clienti. Non ci sono i clienti, non esiste il business. Quindi, la prima cosa è aumentare la base dei clienti. La cosa numero due è ridurre i costi pubblicitari. Voi forse non dovreste nemmeno fare la pubblicità perché tutto ciò si fa nell'ambito della piattaforma Yogain. Poi aiuta a migliorare la qualità del servizio clienti perché al titolare, all'imprenditore, potrebbe arrivare il feedback del cliente dopo il servizio. Aumenta gli acquisti ripetuti e la frequenza dell'acquisto e c'è la disponibilità di utilizzo dell'applicazione in tutto il mondo. Quindi noi viviamo adesso nel mondo globalizzato e io, grazie a Yogain, ho la possibilità di applicare i miei punti in qualsiasi parte del mondo. Un'altra cosa importantissima è l'interazione con i clienti. Che cosa permette di fare la nostra piattaforma? Dà la possibilità del dialogo diretto con i clienti. Il cliente può scrivere un messaggio sulla pagina della tua azienda direttamente.
dall'applicazione e questo arriva al tuo account personale oppure all'account della persona incaricata. Perché spesso l'imprenditore non capisce cosa succede con il suo business, come abbiamo già detto. E lo sa soltanto grazie alle parole dei suoi amministratori. E ad esempio, una persona ha avuto un servizio non soddisfacente e la persona può scrivere direttamente all'imprenditore stesso, al titolare stesso. Oppure una persona vede più società e vorrebbe precisare qualche momento importante, può scrivere e il titolare risponde subito a questa domanda. Quindi questo ti dà la possibilità di evitare i vari call center e questo è sempre un servizio che l'imprenditore ha gratis. Il cliente anche quando sta nel tuo locale, quando acquista delle cose, quando mangia qualcosa nel tuo locale, può lasciare una recensione, può dare la valutazione e l'imprenditore dopo ha la possibilità di effettuare l'analisi delle valutazioni. Io, uno dei miei business era un grande negozio di vestiti che ho aperto per mia moglie e noi abbiamo avuto questo problema che io non avevo gli strumenti che mi avrebbero dato la possibilità di raccogliere il feedback della clientela. Non esisteva un servizio, una piattaforma simile per farmi capire che questi clienti, questi ospiti acquistano qualcosa e rimangono soddisfatti. Oppure mi potrebbero consigliare, mi avrebbero potuto consigliare qualcosa avendo una piattaforma simile, perché ovviamente lavorano con i commessi, lavorano con i cassieri e io non riesco, dopo che loro lasciano il mio negozio, avere un loro feedback. E quindi in quel momento è nata questa idea, l'idea del nostro gain. Il cliente può lasciare la recensione che arriva all'account personale e quindi l'imprenditore ha la possibilità dell'analisi, della valutazione delle recensioni per più criteri che ti consentirà di migliorare la qualità del servizio offerti dalla tua attività. Questi sono gli strumenti di marketing per il lavoro con la database dei clienti. YouGain è una specie di possibilità di marketing nell'ambito della nostra applicazione. Tu puoi pubblicare le tue promozioni o offerte speciali direttamente ai clienti e questo ti dà la possibilità di risparmiare con questi SMS, con questi sistemi di bot che avviano la messaggistica. Tu nell'ambito della stessa applicazione puoi informare le persone delle tue novità. Poi c'è un'altra indagine che ci sono tanti imprenditori che pensano come avviare il sistema di lealtà, ma pochi imprenditori pensano come premiare una persona che si aggiunge al loro programma della fedeltà. Quindi qua noi offriamo dei bonus piacevoli ai clienti e regaliamo i punti del benvenuto. Noi proponiamo anche un abbonamento e ogni cliente potrebbe, pagando una piccola somma, avere un abbonamento grazie a cui lui ha il cashback più alto oppure lo sconto più alto. E per noi, come per partner MLM, questi abbonamenti ci danno la possibilità di avere una certa percentuale, le nostre commissioni. Quindi quando noi consigliamo alla nostra struttura, ai nostri imprenditori, ai nostri parenti questo progetto e loro iniziano di effettuare la digitalizzazione del proprio database, ti arriva
la tua commissione per anche la clientela dell'imprenditore. E quindi qual è l'idea dell'abbonamento? Tu arrivi nel negozio e vedi che il tuo sconto è del 5%, ma se tu paghi l'abbonamento il tuo sconto potrebbe arrivare al 5 al 10%. Quindi qua tu non solo risparmi, ma anche tutto il mese nell'ambito di cui tu puoi girare anche altri locali, altri negozi, e ti danno la possibilità di avere la percentuale. E quando noi avviamo questa versione commerciale, noi adesso stiamo lavorando su roadmap e noi avviamo adesso questo programma, questo progetto in 10 paesi con il regime di test, e poi più o meno dal 15 settembre noi effettuiamo il lancio ufficiale, e quindi là potreste collegare anche la carta, anche potreste utilizzare Google Pay, potreste anche facendo dei vostri soliti acquisti quotidiani, noi abbiamo una piccolissima percentuale di commissione anche qua, e quindi qua per noi è una grande opportunità, e la registrazione avviene una volta soltanto, quindi la persona una volta per sempre si registra presso la persona che l'ha invitato. Quindi anche questa è una cosa piuttosto interessante per noi come per i partner MLM. Passiamo alla slide successiva. Quindi questo è il sistema che ti dà la possibilità di digitalizzare la tua database. Quando arriva un cliente nel tuo business, allora anche senza le indagini, senza le anchette, i moduli cartacei, un imprenditore ha la possibilità di vedere il suo cliente già digitalizzato nel suo database e raccogliere i dati statistici e analitici grazie all'applicazione YouGain. Quindi da una parte gli utenti hanno l'applicazione gratuita, e l'imprenditore, quando si registra nel nostro sistema, ha tutto il pannello di gestione di dati analitici e di report statistici, che ti danno la possibilità facile di capire i tuoi clienti. Noi diamo, questa non è solo applicazione mobile, non è solo un sito per gli imprenditori, noi uniamo più di 20 sistemi che dà la possibilità di lavoro più efficace. Quindi, grazie al pannello YouGain, l'imprenditore ha la possibilità di vedere chi sono i suoi clienti, di vedere la statistica, quanto spesso acquistano, vedere l'importo medio dell'acquisto e comprendere con precisione i fattori che influenzano la sua clientela e il suo fatturato. Un'altra possibilità molto richiesta che ci dà YouGain è quello di pubblicare listino prezzi oppure menu e ricevere gli ordini online. Voi vedete che i clienti non arrivano, i clienti spendono le somme più piccole, quindi gli imprenditori che hanno la possibilità di vendere online, vendere tramite applicazioni, perdono meno soldi, e quindi questa ha un grande potenziale, e fare un sito che vende costa parecchio. Tu devi avere anche l'ufficio IT, oppure rivolgerti sempre alle persone da fuori, darlo in outsourcing, ma qua questa applicazione ti dà ogni possibilità. E l'imprenditore potrebbe
potrebbe fare subito un sistema di ordini online, la clientela si registra, scarica l'applicazione e vede tutto quello che l'imprenditore gli dà la possibilità di ordinare. Tra l'altro, noi però non costringiamo gli imprenditori di lavorare con certi bonus e noi abbiamo il sistema di marketing molto flessibile e un imprenditore potrebbe cambiare diciamo la dimensione di questi premi oppure di questi bonus in modo autonomo. Noi non entriamo in questi dettagli, di questo se ne occupa l'imprenditore stesso, può cambiare facilmente la strategia del sistema di fidelizzazione in qualsiasi momento, può gestirlo e impostarlo in modo molto facile senza un tecnico IT, e quindi sia dal punto di vista di tempo sia dal punto di vista finanziario è una proposta piuttosto interessante. Poi un altro vantaggio è il sistema di motivazione del personale. YouGain è uno strumento con cui è possibile analizzare l'efficacia dello staff e quindi raggiungere gli obiettivi dell'azienda, perché spesso e volentieri gli imprenditori non riescono a capire come motivare il proprio personale, come capire le impostazioni degli indicatori chiave di prestazione. E invece qua sarà un sistema molto trasparente sia per l'imprenditore sia per il suo personale di come motivare il personale, e il personale capisce cosa migliorare nel proprio lavoro per avere la ricompensa più alta. Allora, le possibilità di YouGain è l'applicazione mobile, l'avvio tecnico avverrà più o meno il 1° agosto e l'avvio ufficiale sarà più o meno il 15 settembre. Quindi prima del 15 settembre non prendiamo nessun pagamento da parte degli imprenditori e fino al 15 settembre noi ancora abbiamo alcune possibilità chiuse, ma dal 15 settembre abbiamo il progetto con il potenziale massimo. Allora, nei mesi prossimi noi abbiamo il potenziale download di 1 milione di partner. Quindi per tutti i partner che sono interessati di andare nell'avanguardia del progetto YouGain e di avere questo reddito passivo importante, c'è questa grande possibilità di trasferire l'informazione ai vostri imprenditori, vostri conoscenti, quindi anche questo numero di utenti è piuttosto importante, perché non tutte le applicazioni riescono ad arrivare a questa cifra. Poi un'altra cosa importante di YouGain è il programma di bonus. Se noi adesso analizziamo il mercato, è difficile capire come funzionano tutti questi sistemi. Bisogna sempre andare avanti e analizzare il mercato in continuazione. Invece qua è tutto trasparente, è tutto molto chiaro. Poi c'è la possibilità di raccomandazioni. I tuoi clienti ricevono punti bonus per le raccomandazioni agli amici, e lavoro benissimo con la generazione dei millennial. Mi è piaciuto ad esempio un bar e mi è piaciuta la cucina di un ristorante, quindi faccio la raccomandazione al mio amico e dico: sì, guarda qua, è fantastico, la cucina è ottima. Allora, a chi crederà il mio amico? Alla pubblicità della televisione oppure alla mia raccomandazione? Quindi la possibilità di effettuare le raccomandazioni tramite l'applicazione funziona benissimo e normalmente gli imprenditori sono interessati. Ordini online, come abbiamo già detto,
nei tempi di adesso sono molto richiesti. Qua è un'ottima alternativa al negozio online. I clienti possono effettuare un ordine direttamente dall'applicazione e l'imprenditore può effettuare anche le consegne. Un'altra grande possibilità di YouGain è quello di avere il feedback. E qua vi faccio un esempio. Noi abbiamo avuto un caso del business che se ne occupa delle vendite dei mobili, e in uno dei loro negozi il cliente ha già firmato il contratto, ma dopo anche pagato il mobile, ma dopo ha visto la valutazione molto bassa. Il titolare, dopo aver visto sul telefono questa valutazione molto bassa, il titolare chiama subito al suo commesso e dice: ma questa persona sta ancora là? E il manager dice: no, no, sta ancora qua questa persona. Lui passa la cornetta all'ospite e il titolare inizia a parlare con questo ospite che ha messo il voto molto basso. Gli chiede: cosa è successo? Per me è molto importante, ho bisogno di migliorare il mio business, come potresti commentare, che cose mi potresti consigliare? E all'ospite che ha messo questa valutazione bassa ha detto che prima il vostro manager mi ha detto un totale e poi quando sono arrivato per pagare ha rifatto il calcolo e la somma è diventata più alta. Quindi il titolare ha regalato a quest'ospite due asciugamani oppure un altro regalo che non era costoso, ma per la persona questa telefonata così veloce, così immediata dal proprietario di questo business era veramente sorprendente. Lui ha fatto un'altra recensione spiegando che qua mi ha telefonato il titolare del business, quindi questo cliente è diventato il cliente fedele e ha dato non solo la recensione positiva, ma ha consigliato questo negozio anche ad altri amici, anche ad altri conoscenti. Poi comunicazione con clienti. YouGain gestisce automaticamente una database della clientela, quindi tu hai la possibilità di risparmiare con la messaggistica pubblicitaria, tu hai la possibilità di conoscere i tuoi clienti e anche comunicare con loro, capite chi sono, con quale frequenza fanno gli acquisti. Un'altra possibilità unica di YouGain è il cross marketing. Se noi prendiamo altri sistemi che danno la possibilità di avere i programmi dei bonus, noi abbiamo applicato qua una logica molto interessante che non ha nessuno nel mondo. Abbiamo dato la possibilità molto facile al business il programma di lealtà o con alcuni click, e qua io non vorrei spiegarvi tutti i dettagli perché qua noi fino all'avvio tecnico e anche all'avvio ufficiale dobbiamo tenere l'intrigo e non dare la possibilità ai nostri concorrenti di superarci, però il senso, il concetto è che noi grazie al nostro sistema possiamo unire più business. Ad esempio, io ho una concessionaria e invece il mio amico ha un'officina che magari fa il tuning, diciamo, dell'automobile, oppure ad esempio un'officina che ad esempio fa le fodere dei sedili per le macchine, e poi un altro mio amico vende i pezzi per le macchine. Quindi io capisco che io non voglio far sfuggire un cliente, io do dei bonus al mio cliente e lui questi bonus può spendere nell'officina del mio amico. E con questo approccio noi possiamo fare nella maniera
molto facile possiamo avere più clienti soddisfatti. Il programma di fidelizzazione è un argomento relativamente nuovo per il formato dei centri commerciali e di intrattenimento. Adesso non ci sono le piattaforme che possono creare i programmi di lealtà per tutti i centri commerciali. Ad esempio, a Kazakistan esiste la città Almaty e là c'è un centro commerciale mega, un centro commerciale nuovo. Loro sono entrati in collaborazione con una banca e hanno creato il sistema di lealtà insieme. Se io voglio avere gli sconti in tutto questo centro commerciale, io dovrei fare una carta presso una determinata banca, devo avere là il credito e con questa carta io potrei pagare in questo centro commerciale. E il centro commerciale ha pagato l'avvio di questo sistema 6 milioni di dollari. Guardate, è una somma enorme, perché noi un sistema di realtà simile possiamo organizzare con dei totali molto e molto più bassi, e noi possiamo essere all'avanguardia di questo argomento, di questo formato, e la stessa cosa noi possiamo proporre anche alle catene di vendite. Ad esempio, la catena di farmacia esiste nella mia città, loro hanno più di 180 punti di vendita. Io ho già parlato con il proprietario di questa catena e ho già parlato con loro, sono già interessati di inserire la nostra applicazione. Noi come MLM Partner siamo interessati nella crescita del nostro sistema e aiuta di costruire il sistema di aumento della nostra struttura. Quindi noi andiamo dall'imprenditore, raccontiamo di questo sistema inizialmente gratuito del tutto per 3 mesi, e poi dopo iniziano a pagare, ma comunque pagano poco, come ha detto Drago, su una tazza di caffè al giorno, oppure acquista una licenza per tutto l'anno se gli interessa, e ha il funzionamento completo del sistema, le funzionalità completo. Io adesso vi ho raccontato soltanto pochi momenti del nostro progetto. Noi avremo la formazione molto dettagliata e noi parleremo di ogni momento importante per gli imprenditori. Voi riuscite a capire come si svolge il sistema delle vendite. Noi stiamo preparando anche i video tutorial per gli imprenditori di come funzionerà l'applicazione per avere il risultato migliore. Il contatto sarà piuttosto semplificato per dare la possibilità all'imprenditore. Tu potresti inviargli soltanto un link e puoi dire a lui: guarda, vedi, se ti interessa ti posso spiegare in dettaglio questo progetto. Allora, per gli imprenditori, dal 1° agosto noi stiamo avviando la possibilità di registrarsi appunto in questi 10 paesi di cui abbiamo parlato, e noi stiamo scegliendo adesso 1000 persone che devono fare una piccola formazione, perché qua è molto importante di non bruciare i ponti, di non dire le cose sbagliate. Dobbiamo forse proporre di meno ma fare di più, perché noi abbiamo il sistema straordinario, e sicuramente piacerà agli imprenditori. Quindi noi abbiamo questo sistema di promozione già pronto, come ha detto anche Dragos.
Dopo questa presentazione, voi avreste l'accesso ad un link e voi potreste riempire questo modulo per avere la possibilità di guadagnare nel futuro. Allora, noi scegliamo dopo i 1000 persone, queste 1000 persone fanno una piccola formazione, devono fare alla fine un piccolo test e il 15 settembre avverrà l'avvio ufficiale in tutto il mondo. Dappertutto nel mondo voi potreste lavorare senza nessun problema, senza i limiti. Passiamo alla slide successiva. E noi abbiamo scelto per noi questa missione di unire e ispirare le persone a godere la vita insieme. Quindi questo sistema alle persone semplici dà la possibilità di risparmiare, di avere ispirazione, di avere l'accesso ai locali di livello più alto, e agli imprenditori dà la possibilità di godersi la vita, perché tutti questi strumenti che noi mettiamo in mano agli imprenditori gli danno la possibilità di migliorare la loro vita e di facilitare il loro lavoro. Cambiamo la slide. E qua il team del YouGain Incorporated e il software di YouGain aiuterà a rendere i tuoi clienti più felici e ti farà diventare più ricco. Questo è un piccolo appello agli imprenditori. Noi abbiamo un roadmap, abbiamo un sistema, abbiamo già effettuato la registrazione della nostra società negli Stati Uniti, siamo i residenti ufficiali dell'Aver, noi abbiamo già avuto l'approvazione di Apple, stiamo preparando l'avvio tecnico. Abbiamo brevettato il nostro logo e anche la promozione. Noi adesso stiamo alla fase finale e dobbiamo soltanto avviare il sistema e avere i risultati, sono sicuro ottimi. Adesso possiamo guardare questa tabella, chi sarà interessato. Poi dopo noi abbiamo anche la tabella comparativa più completa, ma questa dopo la vedremo più dettagliatamente con le persone che saranno interessate. Adesso mi fermo soltanto ai punti più importanti. Noi abbiamo la capacità di creare un sistema di fidelizzazione della coalizione, questo esempio che vi ho detto. Il centro commerciale ha pagato 6 milioni di dollari per creare il sistema di fidelizzazione e questo centro commerciale non ha nemmeno l'accesso a questo database, perché questo database sta comunque nei server della banca. E quindi nel caso del scioglimento di questo contratto, il centro commerciale perde l'accesso alla propria database. Poi noi diamo la capacità di organizzare il sistema di lealtà per i centri commerciali e le reti, poi la capacità di creare la logica della catena di trigger, come abbiamo fatto per il prodotto Loya, e un programma che è costato all'epoca anche più milioni di dollari, quello di cui vi parlavo prima, per cui abbiamo avuto anche il premio. E guardate, questo è un prodotto veramente prezioso che noi diamo gratis, e poi l'opportunità di reddito passivo per gli imprenditori. E gli imprenditori hanno la possibilità di avere le commissioni e anche voi come partner che adesso attirano gli imprenditori. Noi abbiamo 10.000 imprenditori in ogni città, di un livello o l'altro, quindi da questi 10.000 il 20% noi possiamo attirare con facilità. Quindi immaginatevi,
questi imprenditori quante vendite ogni giorno fanno. E con il nostro sistema, con il nostro approccio, noi possiamo mettere questi partner nella vostra struttura MLM e avere le commissioni da tutti gli acquisti e dalle persone che fanno le spese quotidiane. Allora, la slide successiva è proprio alla slide finale. Vorrei ringraziarvi per la vostra attenzione e come Andrea ha detto Dragos oggi ha parlato della visione della nostra società e vi vorrei fare un piccolo esempio. Esiste un sportivo, Sergei Bubka, è uno sportivo ucraino, un atleta ucraino che è nato a Lugansk. La prima persona nel mondo che è riuscito a saltare a 6 metri di altezza nel 1994, mi sembra, ha fatto questo record mondiale che non è stato battuto nemmeno adesso, 6 metri 14 centimetri. E quando gli è stato chiesto, un giornalista l'ha chiesto, di come lui è riuscito ad arrivare ad un'altezza simile, di come è riuscito a saltare. Così lui ha risposto una cosa molto semplice. Quando mi preparo al salto, mi metto l'obiettivo di 7 metri, quindi più alto è l'obiettivo della persona, più alto è il risultato che può raggiungere. Quindi vorrei, adesso augurare a tutti noi il successo. E come ha detto Dragos, tutto questo potrebbe diventare la realtà. Guardate, se adesso abbiamo delle domande, possiamo passare alla fase domande e risposte. Allora, se la formazione, mi stanno chiedendo dalla chat spagnola, se la formazione sarà gratuita. Allora, you gain. Sì, la formazione sarà gratuita, ma ci sono alcuni requisiti, di questo vi parlerà Dragos. Questa è la piattaforma per il business, che toglie tante problematiche e aiuta agli imprenditori di arrivare ai grandi risultati. Dove noi possiamo scaricare you gain? Per il momento YouGain non è ancora disponibile, noi abbiamo dei domain registrati e nella presentazione voi vedete questo indirizzo YouGain.app, questo ci sarà il nostro domain ufficiale tramite cui avverrà appunto interazione con gli imprenditori e anche con App Store e con iOS riuscite a scaricare tutto. Ancora non è pubblicata l'informazione perché ancora non è stato fatto l'avvio tecnico. E noi, se crescerà il prezzo di applicazione anche nel futuro, l'applicazione per gli utenti è gratuita, invece per gli imprenditori ci sarà il pagamento. I primi 2 o 3 mesi l'imprenditore lavorerà del tutto gratis e poi pagherà una piccolissima somma, il 28 dollari al mese circa. E la somma è più importante, cioè è più conveniente se tu paghi tutto l'anno e noi gratis diamo tantissime cose e quando la persona testa il prodotto potrebbe
anche rendersi conto di quanto è importante. Tutti voi colleghi già siete investitori del progetto YouGain perché siete investitori del NEM. È uno dei progetti dove NEM ha investito i soldi e quindi tutto il fatturato in tutto il mondo sarà distribuito tra di noi. YouGain è la stessa cosa di Soci Digitali? No, è tutto un altro progetto. È importante mettere il numero di telefono fisso. Guardate, i partner NIMI, tutte le persone rimangono con le proprie strutture, quindi non tutti hanno i telefoni nei vostri back office, quindi è molto importante dare la conferma del vostro numero di telefono e questo numero verrà messo anche nel YouGain. Allora, YouGain è il sistema da dove noi iniziamo, è una piattaforma che aiuta gli imprenditori a creare il rapporto con la clientela, è uno strumento di analitica e c'è la catena di trigger che è molto importante e i concorrenti non propongono una cosa simile, quindi noi proponiamo anche questa idea è geniale, si fa nella maniera molto veloce e molto semplice. Io non capisco il nostro ruolo nel progetto YouGain. Specificate se dobbiamo utilizzarlo noi o dobbiamo promuoverlo. Guardate, l'applicazione sé per sé è l'applicazione per tutte le persone. Potreste utilizzarlo tutti voi entrando in un locale. Quindi questo sistema all'imprenditore potrebbe essere proposto in due maniere. Lui potrebbe trovarlo per conto proprio oppure un partner della nostra struttura MLCI potrebbe offrirgli e proporre un link referenziale. Quindi tutta la struttura e tutti i clienti e tutti i clienti vanno a finire sotto a questo partner. Quindi qua parliamo della logica, di abbonamenti, di spese quotidiane, eccetera. E quindi qua voi sicuramente non dovreste perdere una possibilità simile, quindi qua parliamo sia per gli utenti. Allora, se ci sarà un'agenzia che lavorerà con gli imprenditori a livello regionale, noi vogliamo avere le rappresentanze perché ci sono dei momenti anche tecnici, perché quando noi perché loro devono e gli imprenditori devono avere anche dei compensi sui loro conti e i partner YouGain possono anche lavorare con gli imprenditori noi dobbiamo aspettare per scaricare una notizia nel back office guardate, noi sicuramente quando ci sarà la possibilità di scaricare l'applicazione, vi diamo la notizia nel back office, vi diamo sia il link, sia potreste cercarlo direttamente nei App Store e nei Play Market. Allora, proprio questo è l'interesse del nostro approccio, perché noi parliamo del fatto che
Nell'MLM ci sono varie problematiche di cui ha parlato Dragos. Qualcuno non vuole scrivere l'elenco nomi, qualcuno non vuole fare appuntamenti e rendezvous, e questo strumento ti dà la possibilità non di vendere al dettaglio, ma vendere all'ingrosso, vendere ad un imprenditore e avere una grande struttura. Subito tante persone si aggiungono nella tua struttura. Ad esempio, tu hai un benzinaio dove vengono tantissime macchine ogni giorno e quindi la clientela di questo benzinaio vi posso dire più di 100.000 persone. Allora, se io parlo con questo imprenditore, gli darò questo strumento che veramente gli serve, che veramente funziona e gli aiuta di migliorare il suo risultato, di conoscere i clienti, di risparmiare con la pubblicità. E quindi io nella stessa maniera ho i suoi clienti nella mia struttura, perché noi anche abbiamo la chiarezza di come presentare il progetto YouGain agli utenti. E noi possiamo dare anche certa informazione agli utenti tramite, diciamo, la pubblicità interna. Se si potrà vendere YouGain tramite corsi online, no, guardate, non è la stessa direzione, non è lo stesso settore. Se voi avete un business che vende i corsi online, voi potreste registrarlo come tramite YouGain, potreste registrare la vostra attività nel YouGain, perché è importante capire che ogni imprenditore deve agire nel campo legale e poi le cose che non possono essere pubblicizzate, come la vendita del tabacco oppure la vendita degli alcolici, noi qua non possiamo accettare questi business. E ogni business potrebbe registrarsi e lavorare con YouGain tramite i nostri corsi dopo i nostri corsi di formazione, e potreste lavorare anche online grazie all'applicazione YouGain. Allora, i partner che sono interessati nello sviluppo di questo progetto potreste scrivere i dati e potreste lavorare dopo la formazione. Come possiamo utilizzare questo strumento per vendere i servizi? Dovreste registrare la vostra attività dopo l'avvio tecnico in uno dei 10 paesi. Vi inviamo anche l'elenco di questi 10 paesi, oppure se un altro paese dopo il 15 settembre. Quindi dovreste fare la formazione, come si fa, come avviare il prodotto, quindi non c'è niente di complicato e si può fare nella maniera molto semplice. Esistono le piattaforme simili a YouGain? Sì, esistono le varie piattaforme, i vari approcci. Ma noi abbiamo alcune cose importanti che nessuno ha, e le potenzialità del nostro progetto sono molto più efficaci, molto più accessibili e molto più gestibili. Io non dico che noi stiamo effettuando il dumping dei prezzi, ma noi abbiamo trovato la soluzione molto sicura e poco costosa anche. Quindi noi ci possiamo permettere di dare agli imprenditori quasi gratis questo servizio. Allora, quali paesi fanno parte? Fanno parte di questo elenco di 10 paesi. Adesso parlerà Drago, se dopo vi inviamo anche questo elenco. Se ci saranno gli UK nel sistema referenziale, sì, adesso noi stiamo lavorando per integrare il back office 2.0. Questo
noi stiamo collaborando però con i ragazzi e il piano marketing lavorerà anche nell'ambito del back office, tutto quello che sarà disponibile grazie a YouGain verrà esposto anche nei back office. E cosa è successo con Shekhar? Guardate, le questioni relative a Shekhar dobbiamo rivolgere forse ad Andrei. Allora, dove e come avere la formazione? Riempite il modulo e dalla settimana prossima noi avremo il corso di formazione, forse una volta a settimana. Noi vi informiamo di come funziona il piattaforma in sé e come vendere questo sistema, perché ci sono vari livelli di business. Quindi guardate gli annunci, ma la prima cosa che dovreste fare è riempire il modulo. Allora, qua mi sembra che ho finito di rispondere alle vostre domande. Adesso vediamo anche nella chat. Noi abbiamo una domanda nella chat inglese. Come mi posso qualificare per partecipare? Per partecipare alla formazione e se ci sarà la disponibilità per l'Australia. Allora, adesso dovrà parlare Dragos, quindi la prima cosa che dovreste fare, come vi ho già detto, è rispondere alle domande dell'inchiesta e noi partiamo dalle persone che hanno il rango del consulente. E questa è la nostra avanguardia con del potenziale molto alto. E adesso Drago si racconterà nella maniera più dettagliata come ci sarà come sarà organizzato il lavoro con Deep Club? Allora, questa è sempre una domanda per Dragos. Allora, come riusciamo a capire che questa persona fa parte della mia struttura? Come YouGain aiuterà ad aumentare la quantità dei partner NEM? Allora, qua, carissimi colleghi, anche Dragos ce lo dirà. Ma sono veramente sicuro che il progetto ha un suo valore. Questo è il progetto molto importante per gli imprenditori e comprende anche i token. E adesso forse di questo ci parlerà anche Dragos. Allora, raccontateci in quali settori noi possiamo essere coinvolti. Guardate, ragazzi, il sistema YouGain può andare bene per ogni imprenditore e noi parliamo di qualsiasi business che lavora con la clientela. Meglio noi conosciamo la nostra clientela, meglio è l'approccio e la lealtà, della nostra clientela nei nostri confronti, meglio va avanti il nostro business. E qua noi diamo questa grande opportunità agli imprenditori perché l'attività imprenditoriale è proprio la clientela e in nessun settore l'attività è impossibile senza la clientela. Quindi potreste lavorare in qualsiasi settore, in qualsiasi settore che promesso dalla legislazione dei vostri paesi. Hanno chiesto adesso del sito, dell'applicazione. Guardate, questo è il sito YouGain App che voi vedete qua, ma ancora è vuoto, ancora noi non abbiamo messo le informazioni là perché non è stato effettuato l'avvio ufficiale. Noi adesso utilizziamo il sito YouGain Dev. Io adesso
vi scrivo questo nome, ma vi chiederei di per il momento di non dare le informazioni nei vostri social fino all'avvio tecnico e anche fino all'avvio commerciale, perché noi stiamo adesso diffondendo le informazioni per le vie brevi. Noi adesso cerchiamo di coinvolgere il vostro business, il business diciamo dei vostri colleghi, dei vostri amici, dei vostri conoscenti, e poi dopo andiamo avanti con i canali più larghi, più ampi. E quindi vi chiederei adesso di non dire niente a nessuno, di non spargere la voce ad altra gente che non fa parte della comunità NEMMA, per non far bruciare questo progetto dai nostri concorrenti. Quindi noi lavoriamo in modo molto attivo, noi stiamo raccogliendo anche il feedback, noi stiamo formando i nostri partner, lavoriamo per far capire la necessità e il valore di questo progetto ai nostri imprenditori, noi andiamo sempre avanti e miglioriamo il progetto. Adesso in questo domain newgain.dev è il sito con i valori del progetto in lingua inglese, poi dopo ci sarà il sito con tutte le lingue appena avviene l'avvio del progetto. Avete le altre domande? Se non avete le domande per me, io non vorrei adesso trattenervi ancora, ero molto lieto di condividere queste informazioni con voi e spero di avere molto clamore, spero di avere lo start fantastico del nostro progetto e spero di darvi la possibilità di guadagnare. Vi auguro buona serata e rimaniamo in contatto. Dragos, ti passo la parola. Grazie mille Dan, sei stato veramente fantastico e molto esaustivo, molto chiaro e in maniera molto semplice. Mi è piaciuta molto la tua presentazione, veramente nel dettaglio. Si capisce veramente che è un business che ci permetterà di fare da collante tra attività e cliente. Quindi noi saremo il tramite tra quel 50% del mondo imprenditoriale che vende qualsiasi tipologia di prodotti e quel 50% del mondo che acquista qualsiasi tipo di prodotti. E questo è fantastico, davvero fantastico. Spero che questa opportunità per le persone che hanno partecipato a questo webinar sia stata veramente chiara. Noi oggi abbiamo voluto iniziare con la spiegazione praticamente per voi partner che fate parte della nostra, del nostro business, in maniera tale da farvi capire le difficoltà che si incontrano sia nel mondo del multilevel marketing, le difficoltà che ci sono nel mondo imprenditoriale, ma la grande opportunità per noi, persone di rete, persone che costruiamo reti, di andare nelle attività commerciali, di affiliarle e di godere quindi di un e di costruire un proprio acquedotto. Ecco, questo volevo intendere. E se non sbaglio, una delle prime domande era riguardo a quello che erano le caratteristiche per far parte di quel team iniziale di 1000 leader che avrà la possibilità di entrare nelle aziende di 10 paesi nel mondo.
Beh, ecco, le caratteristiche base sono che per effettuare questa formazione, che ovviamente è gratuita per questi 1000 leader che verranno scelti, è prima caratteristica dal grado di consulente in su, e seconda caratteristica dovete appartenere al VIP Club. Se ci sono poi altre domande, fatemele adesso, perché non vorrei trattenervi qua ulteriore tempo, visto che sono ormai passate 2 ore e 20 minuti. Forse la domanda relativa all'elenco di questi 10 paesi hanno fatto più volte. L'elenco dei 10 paesi verrà pubblicato prossimamente, perché stiamo provvedendo ancora alle traduzioni in maniera tale che saremo subito operativi dopo che abbiamo pubblicato l'elenco. Si sta pensando, allora vedo che c'è una domanda, Dragos, ci puoi dire qualcosa sull'utilizzo della criptovaluta? Sarebbe molto importante. Ecco, la criptovaluta è molto importante perché si sta pensando di realizzare un token, Ugain token, e verrà utilizzato nell'ecosistema dei commercianti. Questo token ha bisogno di essere sostenuto da un utility token, e non sarà produzione infinita, ma sarà un numero anche abbastanza, diciamo, come dire, limitato di token, e l'utilizzo di questo token e la richiesta di questo token farà aumentare quindi il valore. E già per esempio queste 1000 persone che parteciperanno a questo prelancio prima del lancio ufficiale di lavoro che faremo con le aziende, riceveranno 1000 token Ugain, e questo secondo me è un grande regalo. Quindi affrettatevi per la compilazione delle tabelle. E questo, diciamo, che questo ci permetterà anche, questo token ci permetterà anche di avere una crescita di UNTB, che utility token. Non so se c'è qualche altra domanda. Chiedono nuovamente nella chat russa come sarà organizzata la collaborazione dei membri del VIP Club con il progetto Ugain, e se soltanto i membri del VIP Club possono accedere alla formazione. Sì, i membri del VIP Club con il grado da consulente in su possono accedere alla formazione. E non è che c'è qualche cosa di particolare da organizzare. Una volta che noi abbiamo raggiunto le 1000 persone, cominciamo ad effettuare una formazione che sarà suddivisa in 4 parti. Diciamo una formazione per i partner che lavorano nel multilevel crowd investing, una formazione a livello imprenditoriale, una formazione a livello di clienti a livello generico, e una formazione a livello di imprenditori, diciamo, più grandi, come ha detto Dan, che sono proprietari dei centri commerciali piuttosto che franchising, eccetera eccetera. Dopo, nelle varie formazioni, nei vari step della formazione, parleremo anche del piano marketing, provvigioni e quant'altro. Ovviamente
Questi sono dei webinar iniziali che sono stati costruiti e realizzati proprio per farvi capire il grande potenziale che noi abbiamo con YouGain. Poi ci sarà da fare un lavoro totalmente differente con le persone che parteciperanno alla costruzione di questa rete imprenditoriale. YouGain sarà quasi sicuramente sarà collegato a UGPay e anche ad altri sistemi di pagamento e di ricarica con carte di credito e quant'altro. Bene, se non ci sono altre domande, io vi saluto. C'è una domanda, cosa è successo con SheCard? Ecco, come ha risposto Dan, rispondo alla stessa maniera. E, questo è un discorso che noi possiamo chiedere durante le risposte e domande del webinar riassuntivo del fine mese, perché con SheCard praticamente noi abbiamo deciso di creare la nostra realtà perché non abbiamo ricevuto l'aspettativa che si era programmata, soprattutto a livello di tempistica, e quindi abbiamo deciso di creare la nostra realtà. E comunque YouGain uscirà a metà settembre con il lancio ufficiale, quindi abbiamo, diciamo, questo tempo, che è molto breve dal mio punto di vista, per creare veramente un esercito di leader formati che avranno gli strumenti necessari e la possibilità di andare a lavorare con le aziende. Grazie, Lenia. La domanda dal chat russa, se ci sarà adesso la formazione per queste persone scelte oppure soltanto appena raggiungiamo il numero di 1000 oppure, clienti, scusami Dragos, oppure ci sarà l'avvio di questa formazione dopo il 15 di settembre, quindi dopo il lancio ufficiale. No, allora la formazione verrà fatta prima, appena si chiude il numero di 1000 partner, 1000 leader che vogliono partire subito, fin da subito, con il business YouGain. Quindi non si aspetta il 15 settembre, giusto? No. Dragos, dici che sulle novità escono novità e saranno tutti i dettagli? Verranno pubblicate nel nostro back office, nella sezione delle novità, tutti i dettagli, e mano a mano che ci saranno le comunicazioni verranno date informazioni per partecipare al nostro sviluppo. E adesso ci sarà la formazione per i primi 1000 partner e dopo l'avvio ufficiale ci sarà anche la formazione per tutti, o come funzionerà per tutti gli altri dopo il 15 settembre? Sì, dopo, successivamente, al piano di sviluppo faremo la formazione a molte altre persone. Ovviamente noi abbiamo prestabilito una roadmap che verrà pubblicata anche quella con dei nostri obiettivi,
ma poi la espanderemo a livello globale, l'opportunità. Sì, il progetto YouGain ha white paper, il libro bianco. Oh, scusa, non ho capito? Se il progetto YouGain ha white paper e libro bianco a parte, proprio white paper. Allora, ovviamente c'è un documento che non è stato reso pubblico, perché come ha detto Dan, prima del lancio ufficiale vogliamo comunque alcune cose mantenerle, diciamo, all'interno della nostra rete, perché come è successo in passato anche con Crypto Unit, si rischia di essere copiati. Comunque tutta la documentazione verrà pubblicata tramite il back office, che verrà messo in sincronizzazione con il progetto UGain. La domanda dalla chat spagnola: se tramite UGain sarà possibile vendere i corsi di formazione oppure la terapia, se saranno accettati questi prodotti e se questa applicazione potrà funzionare a Costa Rica. No, i corsi di formazione abbiamo detto che non sono in vendita, verranno fatti ai nostri partner per poter capire come meglio interagire con gli imprenditori. E ovviamente i paesi che saranno collegati, i primi 10 paesi che saranno collegati per l'apertura del business, diciamo che è collegato anche un tipo di lingua in questi paesi. Ovviamente, se parlo dell'inglese, l'inglese è sviluppato nella maggior parte del mondo. Se parlo lo spagnolo, anche quello verrà sviluppato nella maggior parte del mondo. Abbiamo preso 10 paesi come riferimento. Le lingue ovviamente sono sviluppate in più parti del mondo. Io adesso in Costa Rica non so che lingua si parla, però penso che l'obiettivo, essendo di raggiungere più paesi possibili nel mondo, è quello di fare più clienti nel mondo. Mano a mano che svilupperemo paesi principali e paesi di nostro interesse, dove noi attualmente abbiamo la rete, quindi abbiamo possibilità di sviluppo tramite i nostri collaboratori, mano a mano inseriremo anche altri paesi, dove avremo punti di riferimento come leader e collaboratori che vorranno intraprendere questo percorso con noi. Forse la domanda si riferiva ai corsi di formazione, se possono vendere tramite il progetto YouGain. Allora, adesso stanno chiedendo quale blockchain. I corsi di formazione vengono venduti tramite l'Accademia. Еще раз касательно этого вопроса, что, конечно, образовательные курсы будут продолжать продаваться через Академию частного инвестора. То есть они не будут продаваться через YouGain, они будут продолжать продаваться через Академию частного инвестора. Nella chat italiana c'è scritto: YouGain può essere utilizzata anche da terapeuti? Assolutamente sì, perché un terapeuta ha comunque un suo portafoglio clienti, quindi se vuole promuovere la sua attività e non ha un sito o comunque non ha degli strumenti, ma bensì vuole comunicare a tutto il suo portafoglio clienti, è uno strumento ottimale per mantenere una comunicazione, aggiornamenti, promozioni
e fare gli auguri di compleanno o magari festività, eccetera, eccetera. Costa Rica si parla lo spagnolo? Scusatemi se non ero sicuro. Comunque lo spagnolo è una di quelle lingue che verrà sicuramente effettuato la traduzione del materiale. Quindi ovviamente una di quelle lingue su cui ci baseremo per fare i corsi. E quale blockchain sarà utilizzato da Ugain? La nostra blockchain. E cosa significa GitHub? Come, scusa? Dragos. Non ho capito. Puoi ripetere? Guarda, non so se è stata la domanda per te oppure parlavano tra di loro, magari nel chat anglofono, non hanno spento il microfono, è più probabile questo. Sì, forse la domanda è relativa a qualcos'altro. Scrivono nella chat araba se possono avere un link, forse per questa inchiesta, per questo modulo. Sì, il link verrà pubblicato nei vari gruppi con la registrazione del webinar. Sì, forse abbiamo finito le domande. Ok, perfetto. Io vi ringrazio. Ormai sono... Non ho capito, scusa? Sì, sì, sto traducendo, Dragos, vai. Ah, ho capito. Ecco, io vi ringrazio tutti per la partecipazione e seguiamo, diciamo, le informazioni sul back office, che sono informazioni ufficiali, e partecipate alla formazione, che è la parte più importante in questa fase di startup. Grazie mille a tutti e ci vediamo prossimamente, alla prossima settimana, con il collegamento Ugain. Grazie mille a tutti.